pallavolo, violenza durante l'incontro. FIOM, sciopero dei lavoratori Fiat. Lecce, una due giorni dedicata alla mobilità sostenibile. I giallorossi, ultimi in classifica. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24, in apertura a una notizia di cronaca. La sfida tra Casarano Volley e Squinzano è stata teatro di gesti di violenza da parte di ignoti. Un trentenne è rimasto ferito. I dettagli nel servizio di Alina Spirito. Ieri doveva essere il momento della verità per la neofilanto Casarano Volley, che alle 18 presso il palazzetto di Contrada Pietrabianca ha affrontato lo Squinzano tra le mura amiche. Già si preannunciava essere un derby dal sapore particolare, carico di importanza. La neofilanto intendeva fermare la capolista per restare in corsa e rimanere tra le posizioni al vertice. Il presidente casaranese aveva infatti invitato la tifoseria a far sentire il proprio calore, peccato però che l'invito dal sapore piacevolmente sportivo forse è stato frainteso da alcuni facinorosi. Nel corso dell'incontro di pallavolo dalla curva degli ospiti è stato lanciato un sasso che ha colpito alla testa un trentenne del posto, ma non finisce qui. Al termine della partita, nel corso del deflusso delle tifoserie, il pullman della squadra ospite è stato a sua volta fatto oggetto di un lancio di sassi. I testimoni hanno parlato di un gruppo di circa 10 persone che, dopo aver compiuto il gesto di violenza, si sono dileguati in tutta fretta. I carabinieri sono sulle loro tracce. Ancora una notizia di cronaca. D'Ugento, un uomo di 43 anni, disturbato da problemi psichici, ha tentato di dar fuoco ad una bombola a gas in via Cesari. I militari della locale stazione sono intervenuti a seguito della segnalazione degli abitanti, seriamente preoccupati per le conseguenze che il gesto avrebbe potuto provocare. Insieme ai carabinieri sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, scongiurando un epilogo ben più grave. Dopo Pomigliano, adesso tocca a te. Questo lo slogan della FIOM CGL, che questa mattina ha indetto 2 ore di sciopero dei lavoratori presso lo stabilimento Fiat di Lecce. Il servizio. Contro la cancellazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, contro l'estensione degli accordi di Pomigliano a tutte le lavoratrici e lavoratori del gruppo Fiat, la FIOM della provincia di Lecce ha indetto 2 ore di sciopero da effettuare a fine turno, il primo alle ore 12, il secondo alle ore 14:15 presso lo stabilimento della Fiat di Lecce. Come previsto, l'accordo di Pomigliano con la disdetta del contratto da parte di Fiat verrà esteso a tutti gli stabilimenti. Le conseguenze che ne derivano ce le dice direttamente il segretario generale provinciale della FIOM, Salvatore Bergamo. Sicuramente comporterà una perdita di democrazia all'interno dell'azienda, uno, perché comunque le RS1 non saranno più elette dai lavoratori, ma saranno nominate dalle segreterie. Secondo, ci saranno delle penalizzazioni anche per quanto riguarda la malattia. La cancellazione del contratto nazionale dei metalmeccanici è un atto grave da parte di Fiat, che è colei che ha promosso e creato Confindustria, diciamo, no? Sì. Quindi, uscendo fuori dal contratto nazionale dei metalmeccanici, è in automatico l'applicazione del contratto già siglato a Pomigliano e poi esteso. Per la FIOM CGL, soluzioni in grado di dare risposte industriali e occupazionali rispettose della salute e dei diritti dei lavoratori potevano essere trovate se ci fosse stata la volontà e la chiarezza sui progetti industriali in Italia, il mantenimento dei diritti e del ruolo generale del contratto nazionale. Per queste ragioni la FIOM pensa che fermare questa deriva sia ancora possibile. Prima un incontro con i partner europei del progetto CMMS, tenutosi oggi presso l'ex convento dei Teatini, poi domani l'apertura del centro servizi mobilità di Lecce, una 2 giorni dedicata appunto alla mobilità sostenibile. Vediamo. Le città del sud-est europeo evidenziano problemi di accessibilità e connessione nella mobilità sia all'interno delle singole regioni che all'esterno. E poi lo sviluppo delle attività economiche, la crescita del turismo e quella del movimento dei beni e delle persone mettono grande pressione alle aree del SI e nei corridoi dei trasporti principali, che richiedono una necessità crescente di soluzioni efficaci per affrontare i bisogni della mobilità. L'obiettivo principale del piano di gestione della mobilità a sé è di sostenere la multimodalità e la promozione di trasporti alternativi che porteranno ad un miglioramento per tutti i gruppi sociali, assicureranno una crescita economica sostenibile e la mitigazione dell'impatto negativo del traffico sull'ambiente. Questa mattina la firma dell'accordo tra i partner del progetto CMMS, Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, Romania e Slovenia, paesi dell'Unione Europea, e Bosnia e Erzegovina, Croazia e Serbia, paesi non appartenenti all'Unione Europea. Il percorso è stato condiviso naturalmente dall'amministrazione comunale leccese, il cui assessore Messuti ha illustrato i punti salienti dell'intesa, che mira a creare una rete a livello internazionale tra i vari paesi in tema di mobilità.
Punti salienti della quota sono soprattutto l'inaugurazione di questo centro servizi per la mobilità che abbiamo presso il Foro Bario, che è gestito da SGM. Centro servizi per la mobilità significa offrire ai cittadini e ai turisti una vasta gamma di buone prassi sulla mobilità e soprattutto dei servizi che incidono in maniera diretta e diano il soddisfacimento in maniera diretta rispetto a quello che è il fabbisogno. Collegarsi con questi stati partner significa collegarsi con un insieme di esperienze che sta pure più avanti rispetto a noi, e stiamo cercando di raggiungere queste forme di partenariato che danno appunto questa grande possibilità di arricchirsi con una serie di esperienze rispetto a un settore importante e nevralgico che è quello della mobilità. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Ladies and gentlemen, Victor 1966, 45th anniversary. Victor 1966. Evoluzione continua. Ho sempre sognato un mondo più pulito. Lo sogno anche per il futuro di mio figlio. L'albero d'oro Beghelli, fonte del tuo risparmio. Migliorare la qualità della vita è un obiettivo che richiede una continua ricerca tecnologica. Crivalex Energy, un forte equilibrio tra innovazione e tradizione, attraverso un nuovo modo di pensare l'energia. Scegli il sole ora. Tocca a te, Crivalex Energy. www.crivalexenergy.it. Concludiamo come sempre con lo sport. La doppietta di Mutu al Genoa ha fatto scendere i giallorossi all'ultimo posto in classifica. La società conferma Di Francesco, ma i prossimi avversari saranno Napoli, Lazio, Parma, Inter e Juventus. Luigi Taurino. Il tempo di qualche ora, tanto è durata l'illusione del penultimo posto in classifica per i giallorossi. Poi la doppietta di Mutu al Genoa, con conseguente vittoria del Cesena, ha fatto scendere solitario in fondo alla classifica il Lecce, a 3 punti dalla zona salvezza occupata dal Bologna. La stagione di Salentini, iniziata male, sta proseguendo nel peggiore dei modi, con una squadra dominata da qualsiasi avversario incontri e incapace della minima reazione. A tutto ciò si aggiungono i palesi errori tecnici dell'allenatore. Dopo aver preferito Julio Sergio Benassi a Roma, nella gara contro gli Etnei, ha fatto storcere il naso la sostituzione dell'infortunato Olivera con Piatti, che, a conti fatti, si è rivelato il peggiore in campo. E suo è stato l'errore che ha consentito agli uomini di Montella di partire in contropiede e mandare il gol Barrientos. A questo punto ci vorrebbe una scossa, ma la società ha confermato l'allenatore. Questione di coerenza, ha dichiarato il DS Osti, e per il momento i salentini sono tristemente ultimi con soli 8 punti. E i prossimi avversari si chiamano nell'ordine Napoli, Lazio, Parma, Inter e Juventus. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, arrivederci e a domani.